In questo video tutorial vedremo la funzione Progetto da modello di AirClient XP. All'apertura del software è possibile procedere con l'apertura di un nuovo progetto, di un nuovo progetto da modello o di un progetto esistente creato in precedenza. L'opzione Nuovo progetto creerà un progetto con le impostazioni default del programma, mentre l'opzione Progetto da modello permetterà di scegliere un template personalizzato. Il modello di progetto contiene le impostazioni predefinite personalizzate per il progetto e determina le unità di misura predefinite, i layer, i set, i livelli o piani di riferimento dell'edificio e altro ancora. È possibile creare più modelli di progetto al fine da ritrovare un ambiente di lavoro pronto all'uso e con impostazioni e parametri personalizzati già predisposti. Vediamo velocemente come creare un modello di progetto che potrebbe tornare utile, ad esempio, per abbozzare degli elaborati 2D o per la creazione di oggetti grazie ai modellatori interni di AirClient XP. Partendo da un nuovo progetto con caratteristiche default, procedo accedendo alla gestione piani e cancellando eventuali piani architettonici o edifici non necessari. Successivamente accedo alla gestione layer e grazie ai filtri di visibilità mi è possibile regolare la visualizzazione dei layer che ritroverò quando utilizzerò in futuro il modello che tra poco salverò. Come ultimo step definisco una unità di misura per lunghezze, aree, angoli e volumi per il solo modello di progetto. Una volta determinate le caratteristiche del template, per poter salvare il modello di progetto, accedere a File, Esporta File, Modello di progetto. Vediamo ora come richiamare un modello di progetto precedentemente creato. Una volta avviato il software, dal dialog di benvenuto cliccare su Nuovo progetto da modello e successivamente scegliere il modello creato in precedenza. All'apertura è possibile consultare un file di testo contenente tutte le informazioni relative a quanto è presente nel modello di progetto scelto. Come notiamo subito, il nuovo progetto aperto dispone di una struttura piani ed edifici personalizzata. Inoltre, sono stati gestiti i layer con dei filtri, come nel modello visto e creato in precedenza. Sono poi state definite le caratteristiche di sostituzioni di visibilità delle fasi di progetto e sono presenti delle tipologie di abaco, tag e filtri custom. Sono inoltre già presenti delle tavole di stampa complete di cartigli. Infine sono state definite le caratteristiche per i differenti log al fine di gestire il modello tridimensionale secondo le proprie esigenze. Un'altra possibilità che offre il modello di progetto è quella di creare e utilizzare dei set che ritroveremo solamente per il modello di progetto che andremo a salvare. In questo esempio viene creato un nuovo set per una muratura. Una volta creati i set, procedere salvando il modello come visto precedentemente. Faccio notare che all'apertura di questo differente modello di progetto non ritroviamo i set precedentemente creati per il modello progetto legno, ma ritroviamo, oltre al set precedentemente creato e reso disponibile per tutti i progetti, dei nuovi set disponibili solo per il modello di progetto occorrente. La creazione di un modello di progetto è possibile effettuarla anche partendo da un progetto esistente. Come vediamo da questo esempio, una volta avvenuto il salvataggio del template del progetto occorrente, all'apertura di un nuovo progetto da modello, ritroviamo le stesse caratteristiche del progetto visto precedentemente.